Sì, buongiorno a tutti, colgo l'occasione di intervenire anche a valle dell'assessore Montuori, riprendendo le considerazioni finali che ha presentato, vale a dire quello di avere una città che abbia uno standard di vita migliore, quindi che sia ispirata ai criteri della sostenibilità. Per cui mi riaggancio perfettamente a questa. Sì, mi riaggancio perfettamente a questa ultima osservazione dicendo che è evidente che anche per Roma Capitale dobbiamo recuperare un disegno di città che possa renderla effettivamente nel futuro una città a misura d'uomo, in qualche modo in cui tutti i cittadini e tutti i fruitori della città possano utilizzare efficacemente i servizi e le opportunità offerte alla città stessa e quindi che di fatto gli standard di vita possono essere quindi adeguati a quelli che sono anche i servizi offerti nelle altre capitali europee. Ecco, dal punto di vista delle infrastrutture, quello che posso dirvi è che, come noto a tutti, la situazione di partenza è certamente una situazione abbastanza critica, ma per tutta una serie di motivazioni legate alla storia, alle scelte effettuate nel passato, ma anche evidentemente alla caratteristica intrinseca di una città come Roma, con un sottosuolo, come sappiamo, ricco di archeologia e quindi di un patrimonio storico chiaramente non presente in altre realtà a livello mondiale. Ecco, stante questo, noi come Giunta Raggi abbiamo deciso quest'anno di stanziare ben 430 milioni di euro per le infrastrutture per la mobilità. Tra questi importi evidentemente ci sono anche delle opere che riguardano certamente anche la periferia. Vi faccio un esempio, abbiamo recuperato il progetto dei corridoi filoviari della parte dell'Eur, quindi parliamo di Eurtour Pagnotta e Eurtour De Cenci, corridoi i cui lavori erano bloccati da molto tempo per problemi legati all'appalto e lavori che erano iniziati ormai quasi 10 anni fa. Quindi diciamo, il primo obiettivo è stato quello di recuperare l'esistente e di dare un nuovo impulso a delle opere che sicuramente servono per accorciare le distanze tra centro e periferia. E su questi corridoi insomma, stiamo concentrando le forze. Tra l'altro, il corridoio Tor Pagnotta presumibilmente dovrebbe essere terminato entro il settembre del 2018, quindi questo sarà un ottimo intervento. Altre risorse sono state destinate anche al miglioramento dei servizi metropolitana, parlo alle risorse dedicate al rafforzamento e all'ammodernamento del deposito Magliana, che è uno dei depositi in cui i treni della metro B transitano quotidianamente e in cui viene fatta manutenzione. Questo era un passaggio fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'elettrificazione, perché quindi consente evidentemente di far transitare i treni in maniera più veloce, in maniera anche più sicura sull'intera tratta, quindi assicurando quei collegamenti che evidentemente sono caratterizzati dalle fermate della metro B. Un altro intervento importante riguarda evidentemente anche la metro C. Stiamo portando avanti con grande forza, abbiamo dato nuova accelerazione al completamento dei lavori della stazione metro di San Giovanni, la cui apertura è prevista entro fine anno. Ecco, questa apertura sarà molto importante per le periferie perché vi ricordo che metro C ha il capolinea a Pantano, che è una zona di Roma che è anche ben oltre il raccordo anulare e che va quindi a coprire una zona della città che è particolarmente popolata, ma che anche, insomma, ha necessità oggettive di spostamento. Oltre questo posso anche dirvi che abbiamo anche messo sul campo nuova progettazione che riguarderà evidentemente anche le periferie attraverso il piano urbano della mobilità sostenibile che è in corso di redazione. Ecco, questo sarà un piano importante perché andrà a identificare alcuni progetti per la città del futuro su diversi fronti, il fronte della logistica, del trasporto pubblico locale, ma anche degli interventi legati a una mobilità più accessibile e inclusiva, nonché l'identificazione di una mappa di corsie ciclabili e di aree pedonali. Evidentemente noi ci teniamo profondamente e abbiamo già chiesto la collaborazione dei municipi, soprattutto quelli di Cinta, quelli più periferici, che diano un contributo fattivo rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi l'idea è proprio di tracciare un piano di intermodalità che possa quindi includere tutti, soprattutto dare un segnale importante nelle parti più periferiche, ma questo risponde in realtà anche alle esigenze di spostamenti. Sappiamo tutti i fenomeni di sprawling urbano che abbiamo anche sperimentato noi come Roma Capitale negli ultimi anni, che quindi ha dettato nuove esigenze di mobilità. Lo ricordava prima la sindaca, sulla carta abbiamo 2.900 abitanti qui a Roma, ma poi nella realtà gli utilizzatori della città son ben più numerosi e evidentemente vengono anche dal bacino prossimo a Roma Capitale. Ecco, ciò detto, accanto al PUMS abbiamo anche fatto una serie di selezioni di opere infrastrutturali che per noi
noi abbiamo ritenuto invarianti, quindi che sicuramente saranno contenute all'interno del PUMS. E tra queste abbiamo dato una grande priorità anche a opere destinate alla connessione periferia-centro. Vi ricordo, ad esempio, non so, il prolungamento della metro B1 da Concadoro fino a Via Falotta, quindi questo per agevolare i collegamenti della parte più est della città, che come sapete è stata anche frutto negli ultimi anni di un insediamento abitativo abbastanza importante, quindi di un'attività di costruzione edilizia abbastanza importante. Vi parlo anche dei tram di connessione che stiamo già progettando, che andranno a unire anche delle parti periferiche. Vi ricordo, non so, il tram su Palmiro Togliatti, quindi che andrà a unire la parte di Via Tuscolana, per intenderci, fino alla metro di Ponte Mammolo. Nonché anche il progetto Funivia, che come sapete è un progetto che andrà a collegare una parte ultraperiferica della città alla metro a Battistini, progetto tra l'altro che ho visto essere stato anche apprezzato e che anche altre città come Milano hanno deciso in qualche modo di verificare quindi l'utilità. Dunque diciamo che questo è risultato un progetto interessante e abbastanza innovativo che ha attirato anche l'attenzione da parte di altre amministrazioni. Accanto a questo è evidente che a questo programma di opere, chiamiamole pesanti, che riguardano il breve ma anche il medio e lungo termine, perché ricordo che il PUMS è un piano con un orizzonte temporale di 5-10 anni circa, posso anche dirvi che stiamo avviando tutta una serie di attività per quanto riguarda il rilancio del trasporto pubblico locale. Ecco, su questo, per quanto concerne il discorso dei bus, i bus di superficie, abbiamo sbloccato tutta una serie di procedure che hanno consentito di portare in città 159 bus che abbiamo chiesto espressamente come indicazione politica ad ATAC, di destinare soprattutto alle aree periferiche dove normalmente sono collocati dei mezzi un pochino più anziani, se così possiamo dire. Abbiamo fatto anche un'opera di recupero di altri mezzi pubblici che erano a disposizione dell'amministrazione ma che non erano mai stati utilizzati. Parlo dei 45 filobus che erano fermi a Torpagnotta ed erano legati all'appalto del corridoio filoviario e a Torpagnotta, come sapete anche oggetto di indagini per presunte tangenti. Ecco, questi mezzi che erano fermi da anni in questo deposito periferico della città sono stati messi a disposizione della Filovia Nomentana, che come sapete, per chi conosce Roma, collega una parte molto periferica della città, la parte est, Tufello per intenderci, fino al centro città, quindi fino alla stazione Termini. Oltre a questo posso dirvi che sono in arrivo un'altra partita di nuovi 15 autobus acquistati con i fondi del Giubileo e l'amministrazione per questi già ha specificato di volerli dedicare proprio al sostegno delle linee più periferiche. E sempre per quanto riguarda il trasporto in periferia, posso dirvi che abbiamo avviato anzi già un tavolo da qualche mese tra Roma Servizi per la Mobilità, che è la nostra agenzia per la mobilità, e i municipi per andare a effettuare un lavoro di razionalizzazione del trasporto pubblico nelle parti più periferiche, con particolare anche attenzione alle linee notturne. Questo tipo di aggiornamento negli ultimi anni non era stato più realizzato e quindi di fatto alcune linee, soprattutto ripeto in periferia, non erano adeguate a quelli che sono stati poi gli sviluppi a livello urbano. Quindi questa attività, chiamiamola di razionalizzazione, di riorganizzazione delle linee periferiche, sta cominciando a dare i suoi frutti e vi porto qualche esempio per chi conosce Roma. In Municipio Nono, ad esempio, abbiamo attivato delle deviazioni e dei cambi di percorso di alcune linee, la 797, la 071, la 708, nonché la 709, linee dedicate al trasporto studentesco verso Spinaceto, la deviazione dello 048 per consentire a 400 famiglie in emergenza abitativa residenti a Borgo Sorano di poter raggiungere la stazione ferroviaria di Santa Palomba. E per non parlarvi poi anche dello 071 che collega una parte di quel quadrante del nono municipio circa alle stazioni ferroviarie. Ecco, sempre in tema di riorganizzazione delle linee TPL, posso anche dirvi che abbiamo istituito una nuova linea circolare, la 052, che sarà in grado, che è già in grado perché l'abbiamo inaugurata a febbraio, se non sbaglio, di collegare le zone di Borghesiana Finocchio, quindi anche qui parliamo di zone ultraperiferiche, alla linea C della metropolitana, quindi alla fermata Pantano della metropolitana C. Nonché voglio ricordarvi anche l'attivazione della nuova linea bus 068 che consentirà il collegamento dalla stazione di Acilia alla spiaggia di Ostia e Castelporziano, quindi questo per consentire anche un decongestionamento delle aree più periferiche e dei flussi in uscita verso il litorale.
E a parte questo posso anche dirvi che il lavoro con i municipi, anche con quelli ultraperiferici, è stato un lavoro molto attivo, non soltanto sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, ma anche come progettazione. Posso dirvi che sono stati coinvolti anche loro, come vi ho ricordato prima, nella stesura del PUMS, ma posso anche dirvi che hanno anche presentato una serie di progetti a valere sui fondi comunitari, quindi parliamo in particolar modo dei fondi Horizon 2020. Ecco, dico anche con orgoglio che un progetto nel nono municipio ha ricevuto dei finanziamenti proprio nell'ambito di questo progetto nei finanziamenti Horizon 2020, e questo sarà un'attivazione di un processo sperimentale di hub dedicato al bike sharing, un hub multimodale molto innovativo che prevederà quindi una serie di stazioni all'interno di questo nono municipio per verificare l'utenza e per verificare e testare anche una città come Roma delle nuove tecnologie. Quindi, diciamo, in questo modo Roma si rende anche campo per sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche. A tutto questo posso dirvi anche, per non essere troppo prolissa, che abbiamo tutta un'altra serie di azioni da mettere sul campo. Parlo delle mappe delle piste ciclabili, ve ne cito due tra tutte: la pista ciclabile di Via Nomentana, i cui lavori partiranno adesso entro fine agosto, grosso modo, che collegherà Via Valdala, quindi parliamo anche in questo caso di zona periferica dopo Montesacro, al centro città, fondamentalmente a Porta Pia. Nonché voglio anche ricordarvi la pista ciclabile di Via Tuscolana. Quella sarà un'occasione di per sé non soltanto per mettere in città mobilità sostenibile e quindi consentire anche alle aree più periferiche di raggiungere attraverso un mezzo come la bicicletta aree più centrali, ma sarà anche un'occasione per riqualificare Via Tuscolana. Tutti conoscete, diciamo, un po' il caos nella gestione di quell'arteria, basato su densità abitativa sicuramente elevata, su doppie file o comunque su uno sviluppo poco ordinato di quel quadrante. Ecco, questa sarà un'occasione per ridisegnare la carreggiata e quindi renderla anche più fruibile e anche più sicura, perché qui c'è anche un tema che spesso è stato trascurato, soprattutto nelle periferie, legato alla sicurezza stradale. Ecco, tutti questi interventi si inseriscono anche perfettamente in quest'ottica. Vi dico anche che stiamo predisponendo anche una serie di. Abbiamo stanziato risorse, abbiamo progetti pronti adesso da realizzare entro fine anno, anche per la messa in sicurezza di alcune fermate bus e pensiline, soprattutto nelle aree periferiche della città. Vi dico anche che in termini di sharing mobility, come ricordava prima la sindaca, abbiamo fatto un grande lavoro che ha portato nuove investiture in città, ma vi dico anche che come amministrazione abbiamo voluto, attraverso il car sharing comunale, implementare nuovi stalli, le nuove opportunità di utilizzo, soprattutto nelle zone periferiche. Vi parlo ad esempio della implementazione di nuovi parcheggi e di nuovi stalli di sosta, scusate, nel sesto municipio, e a breve li avvieremo anche in terzo e in quarto. Vi posso anche dire che abbiamo una mappa di corsie preferenziali. L'obiettivo è sempre quello di creare dei percorsi privilegiati per il trasporto pubblico locale, in modo da creare migliori connessioni non soltanto in città ma anche tra centro e periferia. Un progetto di cui insomma andiamo molto fieri è quello legato anche alla preferenziale Marconi, che si inserisce perfettamente anche in un'occasione di riqualificazione di quella via. Infatti, il progetto che abbiamo sottoposto anche a un questionario alla città prevede proprio una riorganizzazione intera. Viale Marconi quindi includerà una corsia per il trasporto pubblico, una pista ciclabile e una parte più ampia dedicata ai pedoni. Questo perfettamente in linea con quelli che sono, come dire, gli schemi più efficienti di mobilità. Ecco, ci sono in realtà tutta un'altra serie di investimenti che stiamo realizzando anche sui parcheggi di scambio. Sappiamo quanto è importante anche migliorare i parcheggi di scambio nelle aree più periferiche per consentire quell'intermodalità necessaria a garantire quindi il transito e l'utilizzo della città. Su questo abbiamo anche dei fondi europei che stiamo spendendo. Vi faccio un esempio tra i progetti che stiamo realizzando, che riguarda ad esempio l'ampliamento di Ponte Mammolo. Ecco, questo, come dire, in estrema sintesi, se poi ci saranno domande specifiche sul tema, prego di porle. Grazie.